Ancora qui dal Paraburci di Rubiera, sono passate solo 24 ore, ma è ancora la sfida tra Rubiera e Carpi, gara 3 del primo turno dei play-out e salvezza. Anche questa sera, nonostante la concomitanza con il derby calcistico di Champions League di Milano, trasmesso in televisione, tanta gente qui al palazzetto dello sport di Rubiera per questa sfida che in un modo o nell'altro sarà decisiva per sapere chi si salverà e chi invece dovrà proseguire nella rincorsa alla salvezza, nell'ultima opportunità concessa, ovvero la finale definitiva con la perdente del match tra Fondi e Romagna. Si comincia dunque, stessa formazione del Carpi di 24 ore prima, nella formazione dei Vikings Rubiera non c'è invece Bonassi al suo posto, ritorna dopo un periodo d'assenza all'Am Pereira. Bisognerà vedere se e quanto potrà essere utilizzato. Primo attacco della formazione rubierese, gli arbitri sono Cardone, Luciano e Ciro. Di Benedetto la palla persa, ma c'è il fallo su Di Benedetto. Si ricomincia dunque con l'azione offensiva di una Rubiera che ha sempre difficoltà nel carburare. Oleari, la palla per Di Benedetto, Nagava Hosseini, Oleari il tiro, la rete di Oleari dalla lunga distanza, aprire le danze di questa sfida. Casa dall'altra parte, Coppola per Nocelli per Coppola, esce Nagava Hosseini molto alto a bloccare il giocatore avversario. Nocelli centrale, Casa, Coppola, i due terzini. C'è Carini, ottimo in gara 2, e Sortino Leali al pivot, c'è Soria, si spingono in mezzo alla difesa, richiamati Soria e Cavina. Si ricomincia dunque a giocare con l'attacco del Carpi con Coppola per Casa. Casa gioca da solo, va al tiro, c'è un fallo su Casa, quindi ci sarà un 9 metri per la formazione carpigiana. Coppola, rischio di gioco passivo segnalato dal direttore di gara. Coppola, va lui al tiro, c'è il taglio in area di Soria, quindi palla persa dalla formazione carpigiana. Aveva comunque parato Voljovac. Boni, Di Benedetto, Oleari per Nagava Hosseini, ancora Oleari riesce a dare a Boni il tiro, la rete di Boni per il 2-0 Rubiera. In questo avvio Carpi deve ancora bagnare il tabellino in questa partita, quando se ne stanno andando i primi 3 minuti di una sfida fino adesso equilibratissima, mentre c'è l'ammonizione per Cavina, equilibratissima, 2 pareggi, 26-26 a Carpi, con Rubiera che sembrava poterla vincere ad un certo punto con 5 gol di vantaggio nella ripresa e invece non c'è riuscita, e l'esatto contrario qui a Rubiera, con Carpi che ha avuto anche 6 gol di vantaggio nella ripresa ma non è riuscita a vincerla. L'attacco di Carpi con Coppola viene fermato da Oleari. Si ricomincia dunque a giocare, Coppola per Casa, Coppola centralmente, Coppola va al tiro, deviato, para Voljovac, recupera in difesa bene Pagano, la palla per Nagava Hosseini viene fermato dalla difesa di Coppola, molto
presente. Ancora dunque, vediamo, si mettono d'accordo gli esterni rubiaresi, passa al centro il mancino Nagava Hosseini. Oleari, sale Boni, la palla è per lui. Boni per Oleari, per Piero Di Benedetto uno contro uno, ancora Oleari per Nagava Hosseini, il tiro fuori però di Nagava Hosseini, ma gli arbitri dicono che c'è una deviazione, si accusa della deviazione casa. Quindi rimessa d'angolo Di Benedetto, uno contro uno, va il tiro, c'è il tiro di rigore per il fallo su Piero Di Benedetto. 7 metri per Rubiera, va Nagava Hosseini dai 7 metri. Nagava Hosseini, il tiro, la rete di Nagava Hosseini, 3-0 Rubiera in questo avvio di partita dopo 5 minuti. Casa prova ad accelerare lui, il tiro. Goljuvac questa volta si fa sorprendere per il primo gol del Carpi. Nagava Hosseini, il tiro e il gol anche di Nagava Hosseini. 4-1 Rubiera. Prova ad accelerare il Carpi. Casa per Coppola. Coppola attacca centralmente, ancora per casa all'ala, fermato Sortino da Cavina. Si è ripreso a giocare casa, il tiro di casa, la rete di casa, secondo gol del Carpi con casa, 4-2 Rubiera. Doppietta di casa per tenere in carreggiata Carpi in questo avvio di partita. 6° minuto trascorso nel primo tempo, 4-2 Rubiera. Benci, Oleari, Di Benedetto, la finta, il tiro, ancora la rete va fuori questa volta di Piero Di Benedetto, rimessa veloce del Carpi, la palla a casa, Coppola, Nocelli rischia di perdere la palla, Nocelli viene fermato. Nove metri per il Carpi. Cinque a due il punteggio. Nocelli, Coppola, sale Soria, gioca per Coppola, centrale casa, Coppola attacca, incrocia per casa, prova a sfondare la palla per Ceccarini perso dalla difesa, non riesce a servire il pivot, 9 metri però per un fallo commesso dalla difesa rubiarese, rischio gioco passivo, casa prova a sfondare, va da Coppola perde la palla, la recupera Boni, il contropiede, Cavina va al tiro e va in gol Cavina per il 6-2 Rubiera. Parte subito Nocelli, la palla persa da Nocelli. Ancora un recupero di Rubiera sul 6-2, la formazione rubiarese, Carpi che è costretto nella rimonta a giocare più velocemente. Ieri invece la partita l'aveva fatta dal punto di vista tattico esattamente all'opposto, cioè rallentando il gioco e non permettendo a Rubiera di prendere ritmo. Benci per Di Benedetto per Oleari, Di Benedetto il tiro e la rete ancora di Piero Di Benedetto. 7-2 Rubiera, casa per Coppola per Nocelli per Coppola, esce Nagava Hosseini, la palla per casa, il tiro, Voljuvac, la parata di Voljuvac, recupera Pagano che sta facendo un grandissimo lavoro difensivo assieme a Cavina con i due centrali, la palla proprio per Pagano, Oleari, fallo subito da Pagano. Si ricomincia dunque, rientrano Bortolotti e Di Benedetto per l'attacco rubiarese.
Siamo arrivati al nono minuto del primo tempo, 7-2 Rubiera. Boni, Nagavauseini, Di Benedetto, Nagavauseini, Oleari, Nagavauseini, la finta, va il tiro, c'è la parata, recupera in un qualche modo Sortino. Sortino però poi rallenta e permette il ritorno difensivo di Rubiera. 7-2 il punteggio, la palla per casa. Rientra Nocelli nella formazione carpigiana. Chiede a casa di spostarsi centrale, chiama lo schema 3. Soria, Coppola, Nocelli. Nocelli, Coppola, casa, casa va via di forza. C'è il tiro di rigore per la difesa in area. Cambio portiere, esce Vogliuva che entra Rivi. Per questo 7 metri va Ceccarini, che è stato infallibile ieri. Ceccarini il tiro, la rete all'incrocio dei pali. 7-3 il punteggio, terzo gol del Carpi. Siamo al decimo minuto di questo primo tempo. Oleari, Di Benedetto, sale Benci. Palle per il capitano, importantissimo nella partita di ieri. All'ala Boni, da posizione impossibile, trova il gol Boni. Trova il gol Boni per l'8-3. Casa, casa, la finta, il tiro, la palla in rete. Otto a 4, quarto gol del Carpi, Nagavauseini. Il tiro e la rete anche di Nagavauseini. 9-4, casa, casa, andrà ancora il tiro, la parata di Vogliuvaz questa volta, ha provato a cambiare il palo casa, ma questa volta si è allungato Vogliuvaz, andato a parare, 9-4 Rubiera. Oleari, Di Benedetto, sale Benci come sempre, Benci per Oleari, per Di Benedetto che parte in velocità, la palla Boni, Boni per Di Benedetto per Oleari, Oleari ancora Di Benedetto, la palla per Nagavauseini, va dentro all'ala, no, sfondo, sfondo di Nagavauseini, questa volta giusta la fischiata, palla persa da Rubiera. Arriviamo al dodicesimo minuto del primo tempo, 9-4 Rubiera, time out chiesto da Carpi, minuto di sospensione per la formazione ospite e partenza sprint per Rubiera. Nove a 4 il punteggio, ma siamo solo nel primo quarto di gara. Ci parla su l'allenatore del Carpi ed ex rubierese Davide Serafini. Dall'altra parte chiede l'allenatore del Rubiera Luca Galluccio di continuare con l'intensità e la cattiveria messa in mostra fino ad ora. Entra Strada nella squadra reggiana al posto di Cavina, che va a riposarsi un po'. No, in realtà Cavina è ancora in campo, entra Strada al posto di Nagavauseini, quindi è lui l'ucraino che va a riposarsi un po'. Si può riprendere a giocare,
dalle 9 a 4 dopo il time out chiesto da Serafini. Sortino per Nocelli, casa, sale Soria, solito schema, la palla per Nocelli, Nocelli dà a Coppola, Coppola va da casa, casa andrà al tiro, il tiro, la rete di casa, è riuscito a battere sul primo passo Cavina, a quel punto lì la sbracciata è fenomenale, va al tiro, subisce il fallo, ci sono anche i due minuti a Coppola, subisce il fallo Pagano, tiro dai 7 metri. Entra Pereira. Pereira dai 7 metri. Il tiro, la rete di Pereira. A 5 extra player per il Carpi, che quindi gioca senza portiere. Casa, è entrato Carabulea al posto di Coppola che ha preso i due minuti. Nocelli, Carabulea per casa, fermato però da Oleari questa volta, che è uscito in anticipo sul terzino del Carpi. Nocelli, casa al pivot, la palla recuperata da Oleari. No, ma perché questa fischiata? Aveva recuperato la palla Oleari, questa volta hanno girato la fischiata gli arbitri, che in realtà il fallo era su Oleari. Resta in attacco comunque il Carpi con Soria, la palla per Carabulea, casa, andrà al tiro, casa cerca di forzare, va da Nocelli, Nocelli al pivot, la palla recuperata in un qualche modo da Soria, poi c'è il recupero però e il contropiede con Strada, la rete di Strada per l'11 a 5. Il punteggio per Rubiera. Bisogna asciugare il parquet nel frattempo. Quattordici minuti e 21 secondi giocati. Asciugato il parquet, si può riprendere a giocare. Soria, Carabulea attacca, va da casa in palleggio, va da Nocelli ancora casa, Carabulea prova l'uno contro uno, va ancora da casa, viene fermato con il recupero difensivo. Ci sono i due minuti a Cavina. Bisogna ancora asciugare il parquet, si riprenderà dai 9 metri. Questa volta l'inferiorità numerica è per Rubiera. È interessante vedere anche come reagisce Rubiera all'inferiorità numerica. Entra Beltrami nella formazione, non ha giocato in pratica gara 2 perché si era infortunato all'inizio del match. Qua come sempre giocano con il doppio pivot sulla superiorità numerica quelli del Carpi, fuori casa che discute con Serafini in panchina. Si ricomincia a giocare dunque con Rubiera in difesa, con Nocelli, la palla Carabulea al tiro, la rete di Carabulea.
Ora l'extra player lo usa Rubiera. 11 a 6 il punteggio. Abbiamo girato la boa di metà primo tempo. Di Benedetto Oleari, Di Benedetto Strada che gioca terzino destro. Bortolotti, Oleari, Strada, Strada va dentro per Oleari, il tiro di Oleari, la cannonata di Oleari, ancora il gol di Oleari, secondo gol, 12 a 6, l'attacco di Coppola. Solito doppio pivot, questa volta va addirittura Coppola, doppio pivot. La palla per Nocelli, Nocelli a spazio, va al tiro, trova la rete. Stavolta ha sbagliato la difesa rubiarese. 12 a 7. Ancora extra player. Attacco di Benedetto, Strada, palla per Bortolotti, Strada, difesa che si è fatta più, un po' più alta quella del Carpi, la palla per Oleari, Oleari di forza si prende bene il fallo, guadagna un po' di tempo, tra breve potrà rientrare Oleari, 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 la bracciata di Oleari, c'è il fallo su Oleari. Bene così, guadagnato il fallo Leari, il fallo commesso da Meiri. Minuti a Di Benedetto, che stavolta ha fatto un'ingenuità Oleari, scusate, un'ingenuità Strada, peccato perché Rubiera non deve compiere questa ingenuità è costata il 2 minuti anche a Di Benedetto. E quindi Carpi può riavvicinarsi sfruttando questa seconda superiorità numerica. Sempre doppio pivot, la palla che arriva, Carabulea al tiro, la rete di Carabulea. Fino ad ora ha sfruttato molto bene questa situazione, la formazione carpigiana. 12 a 8. Strada, attacco di Pagano, sale Boni, Oleari, Oleari chiamato all'uno contro uno, va da Strada, Strada va via ancora Oleari, la palla dietro la schiena, ma c'è il fallo su Oleari, aveva un giocatore che gli si era abbracciato letteralmente al collo. Pagano, Pagano viene fermato fallosamente. Esce Oleari, entra Pereira. Pagano, attenzione, rischio di gioco passivo, Strada, sfondo di Strada, la palla recuperata dal Carpi con Nocelli, Coppola, Coppola ancora, Carabulea per Coppola, esce Strada, lo ferma, prova il gol Coppola.
time out chiesto da Rubiera sul 12-9, si è rifatta sotto, almeno ha dimezzato lo svantaggio il Carpi, che era di 6 lunghezze, si è portato, sfruttando bene in pratica 4 minuti di superiorità numerica, perché sono stati quasi consecutivi quelli di Cavina e quelli di Benedetto, li ha sfruttati bene, ha accorciato le distanze. Time out quindi questa volta chiesto dalla squadra rubierese. Che deve riportare a distanza l'avversario. È terminato il time out. Si può riprendere. Cambia la difesa del Carpi, diventa in pratica una 3-3 che Rubiera adesso deve leggere. No, si sono riabbassati, in realtà era solo una disposizione casuale. Pereira, la palla per Nagava Hosseini, il tiro di Nagava Hosseini, la parata questa volta da parte del portiere del Carpi, poi la palla per la conclusione, la rete ancora di Coppola. Pagano, la palla per Nagava Hosseini all'ala, per Benci, la rete di Benci, ancora più 3 Rubiera, 13-10. Nocelli per Coppola, attenzione, perso Ceccarini, fischio arbitrale, c'è la murata di Pereira su Coppola, ma c'era già un fallo prima. Ceccarini, Carabulea, Nocelli, Coppola. Nocelli, Coppola, Carabulea ancora prova l'uno contro uno, va all'ala, la conclusione, la rete realizzata da Ceccarini. Per il 13-11. L'attacco, Nagava Hosseini per Pereira, accelera Pereira, Nagava Hosseini è libero, il tiro, la rete di Rubiera, 14-11, accelera Nocelli, la palla per Coppola, Carabulea cambia ancora per Nocelli, non c'è spazio. E quindi riparte l'azione manovrata del Carpi quando abbiamo superato. Siamo nel 22esimo minuto del primo tempo. Coppola, Carabulea si avvicina al tiro, la rete ancora di Carabulea. Cambio di portiere nella formazione rubierese. Esce Vogliuva, che entra Rivi. ...14-12 il punteggio. Attacco di Rubiera con Nagava Hosseini, Pereira, Nagava Hosseini, va a doppio pivot, Pereira, Nagava Hosseini, il tiro, la parata di Aifrey, la palla recuperata però da Cavina che va in gol per il nuovo più 3 Rubiera. Sortino, Coppola, Coppola,
Nocelli, Coppola, Carabulea, Nocelli, Coppola, Carabulea, prova l'uno contro uno su Pagano, viene fermato. Coppola, Nocelli, Carabulea, spazio, il tiro, la rete, ancora di Carabulea. 15-13, Nagavaussini, 2 minuti. Fallaccio questo qua su Nagavaussini. Vediamo cosa decidono gli arbitri, ma un fallaccio. Si rialza il giocatore ucraino. 2 minuti a questo Meiji che in campo picchia come un fabbro. In difesa ci dà veramente tanto questo giocatore al Carpi. Superiorità numerica adesso per Rubiera. C'è l'ammonizione anche alla panchina del Carpi. Quindici a 13 il punteggio. Rubiera ancora in attacco con Nagavaussini. Palla di Benedetto, Pereira, Bortolotti, Di Benedetto. La palla per Pereira, Pereira la finta, Pereira il gol di Pereira. Per il 16 a 13, extra player per la formazione carpigiana, rientra a casa, gioca quindi senza portiere, formazione ospite. 24 minuti in questo primo tempo giocati. Casa, esce Pereira su Casa, Nocelli, la palla Ceccarini, la palla sotto al pivot, il tiro, il gol di Soria. Non c'è il portiere, ma non tira Rubiera, tira Nagavaussini e para. Adesso c'è il fallo su Nagavaussini. 2 minuti anche al giocatore del Carpi, Coppola, credo. 2 minuti perché ha mandato platealmente a quel paese l'arbitro. Rubiera non si è accorta che non era rientrato il portiere. E bisogna dire che Aifrey aveva fatto anche una bella parata. Minuti e 38 secondi da giocare, 16 a 14 il punteggio. Palla per Di Benedetto, la finta all'ala per la conclusione, la rete di Boni. 17 a 14 Rubiera, siamo al 25esimo minuto. Ovviamente perde più tempo possibile, fa il proprio gioco il Carpi. In doppia inferiorità numerica, adesso senza portiere, Casa, la palla per Nocelli, a spazio, Nocelli va dentro, tiro di rigore. Ma no, ma Rosso? Cioè, l'ho aspettato per tirare, si alza le braccia Pereira, come fa? Nocelli a terra come ieri sera, sembra morto ma poi resuscita,
senza aspettare i 3 giorni. Però qua semplicemente tenuto le braccia alte Pereira. Infatti poi vedi che Nocelli non si è fatto assolutamente nulla. Il problema è che Nocelli è alto 1,80 m, Pereira è 2 metri. Nocelli non è che salti tantissimo, anzi salta poco niente. Gli è volato addosso, Pereira non si è mosso, è rimasto fermo. Ora, fino a prova contraria, esiste la legge dell'impenetrabilità dei corpi, per cui se uno è lì, cioè... Espulso dunque Pereira. E Rubiera quindi si trova senza il suo colosso che era rientrato proprio in occasione di questa partita. Casa, Casa va dentro, il tiro, la rete di Casa. Dobbiamo essere più aggressivi perché adesso stiamo tornati a giocare come abbiamo giocato per 40 minuti in gara 2, male, cioè in difesa, senza aggressività. Questo non va bene ovviamente. Extra player per Rubiera, ma inferiorità numerica per Carpi. 2 gol di vantaggio Rubiera, erano stati anche 6. Di Benedetto, Nagava Hosseini, Pagano, Pagano, la palla per... La conclusione fuori di Di Benedetto. Adesso con l'extra player hanno uno di vantaggio come giocatori, il Carpi, la palla all'ala, la conclusione, la rete di Ceccarini. 17-16, il Carpi è tornato sotto. Attenzione che rientra il giocatore del Carpi, se ne accorge Di Benedetto, la palla all'ala, Benci, Nagava Hosseini, bisogna ricominciare di nuovo a giocare come si è giocato perfetti all'inizio del match. Difesa più alta del Carpi, la palla che arriva Di Benedetto, Di Benedetto, Nagava Hosseini, il tiro, ancora la parata. Di Aifrey e Carpi ha la possibilità di impattare con Casa. Casa cambia il gioco, palla persa. Torniamo dunque in attacco. Con Pagano, Benci, Oleari, Nagava Hosseini, Oleari, Pagano, Pagano, Oleari, Oleari, la finta, il tiro, la rete di Luca Oleari per il nuovo più 2 Rubiera. Casa, andrà lui alla conclusione, bravissimo Oleari, lo ferma. Ultimi 2 minuti del primo tempo sul più 2 Rubiera. La palla per Ceccarini, il tiro, la parata di Rivi, poi la palla recuperata da Benci, la palla per Boni, il tiro, la parata però di Aifrey, bravissimo, ancora Casa, Casa. La palla buona per Coppola, il tiro, la rete di Coppola. Occasione non sfruttata da Rubiera e gol subito. Mentre c'è il commissario di campo
che richiama non so chi, vediamo chi, cartellino rosso credo, no, due minuti a Nocelli, è stato il commissario di campo che ha richiamato gli arbitri, probabilmente perché ha detto qualche cosa dalla panchina, presumo, perché se no non si spiega. Tra l'altro arrabbiatissimo il commissario della federazione con la panchina del Carpi, veramente imbufalito il commissario della federazione con la panchina del Carpi, non so cosa sia successo. ...18-17 il punteggio, un minuto alla fine di questo primo tempo. Si ricomincia allora a giocare con l'attacco di Rubiera, di Benedetto, la palla là, la Boni a spazio, va il tiro, sfondo di Boni, ma che fischiata è questa? Io ieri sera abbiamo visto una coppia, Ariel Panetta, che hanno arbitrato una partita estremamente bene, Cardone, questa sera hanno un po' preso una deriva strana, perché anche questa fischiata, Casa fermato da Pagano. Dieci secondi alla fine del primo tempo, Casa andrà lui al tiro, la sbracciata, la parata però di Rivi. Finisce qua il primo tempo, si va all'intervallo quindi con il vantaggio di una rete per Rubiera, 18-17, sempre in vantaggio Rubiera, aveva però avuto anche 6 gol di margine, uno solo all'intervallo.
Ovviamente pronto per la ripresa del gioco qui al Palaburci di Rubiera. Primo tempo chiuso sul 18-17 Rubiera. Rubiera che era andata subito via nel punteggio, arrivando anche a raggiungere 6 lunghezze di vantaggio. Poi piano piano Carpi ha recuperato fino a portarsi a meno 1. Carpi che inizia questa ripresa con un'esclusione, quindi con un uomo in meno, quindi con l'extra player. Coppola per casa. Soria, Carabulea, casa per Coppola. Coppola subisce il fallo di strada. Rischio gioco passivo, casa viene fermato dalla difesa, 9 metri. Casa andrà al tiro, no, la palla a Carabulea che la perde. Palla persa dal Carpi in questo primo attacco della ripresa. Nagava Ossini, la palla al pivot, la conclusione, la rete di Cavina per il nuovo più 2. ...19-17... Cappola per casa, parte lungo casa, riceve da Carabulea, vuole attaccare uno contro uno, è sfondo questo, non fischiato, Vogliuvaz ci mette la pezza e recupera la palla Bartoli, resta però a terra il giocatore del Carpi Coppola. Devono intervenire medico e fisioterapista. Gioco fermo per portare le cure del caso a Coppola. Che si rialza comunque, bene così. Si attende la ripresa del gioco. Che riprende ora. Di Benedetto centrale. Palla per Di Benedetto, Nagava Ossini, Di Benedetto, Nagava Ossini. Non c'è spazio, rischio di gioco passivo. Di Benedetto, Nagava Ossini subisce il fallo. Va Di Benedetto, Nagava Ossini, la finta, Nagava Ossini viene fermato da Carabulea. Di Benedetto, Leari, palla persa per gioco passivo. Ha difeso bene il Carpi, ha attaccato male Rubiera in questo frangente.
Nocelli, sale Soria, palla a casa, Carabulea perso dalla difesa, sbaglia però Carabulea, era riuscito ad andare via alla difesa molto bene, difesa 5-1 quella del Carpi, bisogna che la legga bene Rubiera Oleari, il tiro, la rete, ma c'è il fischio arbitrale prima del tiro. Esce Nocelli, entra Serafini e allora torna piatta la difesa del Carpi, no, gioca Merigi centravanti. Nagava Hosseini viene fermato. Bisogna asciugare il parquet, operazione completata, quindi si potrà riprendere con questo 9 metri. Oleari per Di Benedetto, palla persa da Rubiera. Deve cambiare qualcosa in attacco Rubiera, perché con questa difesa qui quanto manca Pereira. Casa, due minuti a Cavina, resta a terra Casa. Inferiorità numerica per Rubiera, deve uscire dal campo Casa, quindi Casa deve uscire dal campo e infatti viene fatto uscire adesso. Sortino, Nocelli, la palla recuperata da Di Benedetto che parte cost to cost in contropiede, il tiro alla rete di Di Benedetto. Più tre Rubiera, il quinto della ripresa. Nocelli, il tiro, la parata di Vogliuvaz, la palla recuperata in un qualche modo, poi Nocelli viene fermato in difesa da Oleari. Ancora Nocelli, la palla al pivot, ancora l'anticipo di Oleari, ma con un tocco di gamba, dicono gli arbitri, bisogna asciugare il parquet. Casa, che però non ha aspettato i tre attacchi, Casa all'ala, va Sortino, il tiro, la rete di Sortino, bel gol questo di Sortino. Venti a 18. Bortolotti, Di Benedetto, Oleari, Nagava Hosseini,
Di Benedetto, il tiro in controtempo di Di Benedetto. Ancora più tre, prova a correre Carpi, la palla arriva. Arriva a Nocelli, c'è il fallo di Bartoli, 2 minuti e 7 metri. Questo era un fallo forse da evitare perché Nocelli si era allargato tantissimo. Ancora c'è Carini. C'è Carini, il tiro, la rete del meno 2 Carpi. Rubiera con l'extra player, più 2 dopo 7 minuti della ripresa. Strada per Di Benedetto, palla per Pagano, Pagano la finta, Nagavaussini, Nagavaussini. Pagano per Nagavaussini, Nagavaussini, oh! Sono 2 minuti questi, grossi come una casa. 2 minuti al numero 4 Meiri, che veramente mena come un fabbro questo. Di Benedetto per Pagano, ancora Di Benedetto, Nagavaussini, Pagano a spazio, va dentro, la parata di Aifrey, resta in attacco Rubiera con Pagano, Pagano, Di Benedetto, Di Benedetto, la palla persa ma c'è il fallo su Di Benedetto. Benedetto subisce ancora il fallo, attenzione a rischio di gioco passivo. Di Benedetto, la palla all'ala, Boni il tiro, la parata ancora di Aifrey. ...22-21 e torna in attacco extra player per il Carpi. Casa, no, non abbiamo aspettato troppo la parata, ma l'abbiamo aspettato troppo, non possiamo aspettarlo così tanto. Non dobbiamo aspettarlo così tanto, bisogna essere più aggressivi. Si asciuga il parquet. Comincia a giocare, Casa arriva lanciato, va via il sottomano, la parata di Voljovac, la palla recuperata da Rubiera, poi lancio in contropiede, ci mette una mano
Correi che questa volta riesce a salvare. Attacco ancora del Carpi. Solito gioco per Casa. Casa centralmente, Nocelli. Nocelli per Coppola. Coppola va via. Viene fermato comunque prima di entrare in area. 12° minuto della ripresa, 22-21 Rubiera. Casa, Coppola, Nocelli, Nocelli, Ceccarini, Ceccarini, il tiro in controtempo, la parata di Voljovac. Prende a giocare, entra Giovanardi. Pagano, Strada, Nagavaussini, va a doppio pivot. Pagano, Pagano va via per Giovanardi, Benci. Giovanardi, la palla per Pagano, il tiro alto di Pagano. Ventidue a ventuno, sempre il punteggio. Oleari esce bene su Casa. Ancora Casa, sfondo, sfondo di Casa. Palla recuperata da Rubiera che torna in attacco con Nagavaussini. Nagavaussini, la palla buona per la rete di Giovanardi, ancora più due Rubiera. 23-21, 14° minuto della ripresa. Sortino per Coppola. Soria, Nocelli, Casa, vuole ancora l'uno contro uno, Casa, il tiro, la parata di Voljovac. Riparte Rubiera con due gol di vantaggio. Pagano, 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 buona la palla, no, non la prende Strada. Si ricomincia dunque con l'attacco del Carpi. Rientra Carabulea. Metà della ripresa in questo momento. Nocelli, Coppola, Coppola, Carabulea, Carabulea. 9 metri. Carabulea. Nocelli, Coppola. Carabulea. Palla per Coppola, Coppola per Nocelli, la salva Nocelli, fermato però da Oleari. Coppola, il tiro di Coppola fuori. Riparti in attacco Rubiera, Giovanardi, Giovanardi, il tiro fermato, recupera Strada, quindi si può però giocare, gli arbitri non fischiano fallo, quindi si può giocare. 16° della ripresa, più due Rubiera in attacco, formazione rubierese.
Nagava Ossini, Giovanardi, il sottomano, la finta, il gol! Grande gol di Giovanardi! Grande gol di Giovanardi! 24-21. Casa spostato a terzino destro adesso. Nocelli, time out Carpi al 17° del secondo tempo, più tre Rubiera. Minuto di sospensione chiesto dal tecnico del Carpi Davide Serafini. Per la precisione siamo al 16° minuto e 51 secondi di questa ripresa. Gli arbitri controllano nel frattempo il referto al tavolo. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, richiamati sul parquet le due squadre. Può ricominciare a giocare. Attacco la formazione carpigiana. Casa, Ceccarini, Coppola per Nocelli, ancora Coppola per Casa. Casa, sfondo di Casa. Fondo di Casa, Rubiera torna in attacco. Pagano, la palla per Giovanardi. Giovanardi con calma, Nagava Ossini per Pagano. Vediamo che attacco sarà questo. Sale Bartoli, la palla per lui. Bartoli, Nagava Ossini, il tiro e la rete di Nagava Ossini. Più 4 Rubiera, 25-21. Casa, Nocelli, Coppola, la palla in mezzo, la conclusione, la parata di Volduvas, c'è il tiro dai 7 metri, tiro dai 7 metri. Esce Voljuvac, entra Rivi. Va a casa dunque dai 7 metri contro Rivi. Casa, la conclusione, la rete di Casa. Venticinque a ventidue, tre lunghezze di vantaggio Rubiera. Nagava Ossini, Bartoli, Giovanardi, Nagava Ossini. Resta in attacco Rubiera, Pagano, Giovanardi, Nagava Ossini che però parte da fermo, Pagano per Re, Giovanardi, ancora Pagano, la finta, Nagava Ossini, la finta, Pagano, il tiro fuori di Pagano.
tiro fuori di Pagano, quindi torni in attacco Carpi con Casa, si ferma Casa, Nocelli, Casa, Coppola, 25-22 per Rubiera, Coppola, Coppola va dentro, sfondo di Coppola, non fischiato, c'è la parata comunque di Voljovac, la palla recuperata quindi da Rubiera. Siamo al 20° della ripresa, sul più 3 Rubiera. Attacco di Rubiera con la palla per Pagano, Giovanardi, Pagano, Nagavaussini, a spazio il tiro, la rete di Nagavaussini, nuovo più 4 Rubiera, 26-22, Casa, Casa vuole accelerare subito, Nocelli, Nocelli, fallo di Bartoli, 7 metri. Due minuti a Bartoli, 7 metri ancora per il Carpi, ancora a Casa questa volta contro Voljovac. Dai 7 metri quindi ancora a Casa. Tiro alla rete di Casa, senza finta, diretta. Nuovo meno 3 Carpi, extra player Rubiera. Oleari, Oleari, la palla per Nagavaussini, non c'è spazio, Oleari, Nagavaussini, Nagavaussini attacca, Oleari per Giovanardi, Giovanardi va all'ala, Oleari, Oleari il tiro fuori di Oleari, ma c'è fallo, c'è fallo, quindi 7 metri, ma attenzione al gioco passivo, Oleari il tiro, la cannonata e la rete di Oleari. Nuovo più 4 Rubiera, Casa velocissimo, la palla per Nocelli, Nocelli, la rete di Nocelli. Torniamo sulle 3 reti di vantaggio Rubiera, che ha ancora circa 30 secondi di inferiorità numerica. Gioca comunque l'extra player in questo momento Rubiera. Boni, Nagavaussini, la palla per Oleari, Nagavaussini, Giovanardi, Giovanardi per Benci, la palla ancora valida, Nagavaussini, il tiro, la rete di Nagavaussini, nuovo più 4, Rubiera, attenzione che non c'è il portiere ma rientra Voljovac, rientra Voljovac, Casa, Casa, la palla al pivot, la conclusione, la parata. Ancora 7 metri, difesa in area di Giovanardi, viene fermata adesso il tempo, ma dovrebbe essere terminata l'inferiorità numerica di Rubiera. Sì, infatti rientra al settimo uomo, 28-24 il punteggio, altro 7 metri per la formazione carpigiana, va Nocelli questa volta. Nocelli il tiro, la rete di Nocelli. Ancora 3 reti di differenza.
a 7 minuti dalla fine della partita. Giovanardi, Oleari. Passa Nagava Hosseini centrale adesso. Time out chiesto da Rubiera. 23 minuti e 15 secondi giocati nella ripresa. Minuto di sospensione questa volta chiesto da Rubiera. Ci parlano sui due allenatori per questa volata conclusiva. Termina il minuto di sospensione. 28 a 25 Rubiera, 6 minuti e 45 secondi da giocare. Si può riprendere a giocare. Con difesa aggressiva del Carpi. Oleari va via, la conclusione, la rete di Oleari. Nuovo più 4 Rubiera. Casa va a perdere la palla, Casa. Con calma Voljuvac, per un pallone che vale oro a 6 minuti dalla fine della partita, più 4 Rubiera. Nagava Hosseini, Boni per Di Benedetto, Nagava Hosseini, la palla persa, la recupera però Di Benedetto. Attenzione al gioco passivo adesso. Oleari fermato fallosamente, 9 metri, ma c'è il rischio di gioco passivo, bisogna andare al tiro. Oleari, la cannonata e il gol di Oleari, ancora per il più 5 Rubiera. Devastante Oleari questa partita. Casa fermato dalla difesa rubierese. Più 5 Rubiera quando siamo a 5 minuti dalla fine. Serafini, Nocelli, Casa, tiro di Casa, ancora Voljuvac. E la palla di Rubiera. Rubiera torna quindi in attacco a 4 minuti e mezzo dalla fine con 5 gol di vantaggio. Vinci per Oleari, per Di Benedetto, Oleari, la finta ancora Oleari, c'è il fallo su Oleari. Si riprende a giocare con Oleari, Di Benedetto, rischio di gioco passivo, la conclusione, il gol di Nagava Hosseini. 31 a 25. Serafini, c'è il fallo su Serafini. Più 6 Rubiera, tiro, il gol di Serafini che riporta meno 5 i suoi.
difesa a uomo praticamente della formazione di Carpi. Oleari, Boni, uno contro uno, la palla per Oleari, Di Benedetto, la palla per Boni, il tiro, la parata, bravissimo il portiere del Carpi, riesce a recuperare la palla, formazione carpigiana, torna in attacco con Serafini, la palla persa da Serafini, la recupera Boni, parte il contropiede di Rubiera con la conclusione, il gol di Strada. ...32-26 il punteggio, meno di 3 minuti alla fine della partita. Time out chiesto dal Carpi. Time out chiesto dal Carpi. E adesso a cantare sono solo i tifosi di Rubiera. ...32-26, 2 minuti e mezzo alla fine. Si ricomincia a giocare per questi ultimi 150 secondi. Sortino, Nocelli, Carabulea, Serafini, il tiro, la parata ancora di Vogliuva. E torna in attacco quindi Rubiera, facendo trascorrere il tempo, 2 minuti alla fine. Oleari, il tiro di Oleari, la parata del portiere del Carpi, contropiede Soria, rischia i passi Sortino, segna il meno 5, 1 minuto e mezzo alla fine. Oleari, Di Benedetto, Oleari, Di Benedetto per Oleari, ancora Di Benedetto, la palla per Benci, la rete anche di Capitan Benci. Ultimo minuto di gioco, Rubiera conquista dunque la salvezza, la permanenza in Serie A. Carpi invece dovrà giocarsela fino alla fine. Nell'ultimo turno dei play-out, Nocelli, la palla al pivot che la spara fuori, c'è un 7 metri ancora. 33-27 il punteggio. Serafini dai 7 metri. La rete di Serafini, 33-28, finisce dunque così perché mancano solo 15 secondi. Rubiera che ottiene la meritata salvezza dopo tutto quello che è successo in questa stagione. Poi Boni va a tirare un po' di animi caldi.
Finisce qua dunque con la vittoria di Rubiera. Ben 33-28, Rubiera dunque è salva. Carpi se la prende con Boni che è voluto andare al tiro finale. Vince dunque Rubiera e salva. Carpi dovrà giocare il secondo turno dei play-out.